Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa. Oggi sono proprio spettinato, mi scuso. Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di oggi 14 marzo, martedì. Beh, io se fossi in quei genitori sarei furibondo. Lei ha 56 anni, lui ne ha qualche anno di più, 10 anni di più. Sostanzialmente la situazione è questa. Una mattina lasciano la propria figlia piccola nell'auto, qualche minuto, non più di qualche minuto, e un vicino, una testa di minchia, un vicino, sapete che cosa fa? Non va nell'auto, non li avverte che stanno una bambina nell'auto, li denuncia. Bene, inizia l'iter giudiziario, sì, perché poi si dice che è la giustizia che fa schifo, ma anche il vicino che li denuncia invece di occuparsi lui, magari ve li siete dimenticati un attimo in auto, no, tutto penale, tutto no, onestà, sto deficiente del vicino denuncia i genitori, denuncia che fa iniziare l'iter giudiziario e là è finita. La bambina viene tolta ai genitori per abbandono del bambino e viene fatta adottare da un'altra famiglia, ve la faccio breve, questi genitori poi vengono assolti in primo grado, secondo grado, terzo grado, però e vengono insomma dal reato di abbandono, però non sulla sostanzialmente la bambina gli viene tolta dopo un iter giudiziario incasinatissimo, insomma dopo 7 anni questa bambina che ora ha 7 anni, il giudice dà ragione dopo una cassazione che smentisce un'altra cassazione, dà ragione a questi due genitori che non avevano sbagliato a tenere quella bambina in auto, cioè erano pochi minuti, non sono colpevoli di nulla, e soprattutto in realtà era sbagliato avergliela tolta in adozione, però siccome erano passati molto anni e la bambina è piccola, devono lasciarla dai genitori adottivi. Ragazzi, vi rendete conto? Cioè due persone fanno un figlio e siccome sono anziani, perché questo non ve l'ho detto ma è il pregiudizio dei magistrati, siccome sono anziani non hanno diritto a tenere una bambina che è figlia loro. Ma questo è nazismo, avete capito? Nazismo con come possiamo dire, con i timbri dello Stato. Ha ragione Hayek quando dice una cosa è il diritto e l'altra la legislazione. Il diritto è figlio dell'ordine spontaneo, la legislazione è figlia delle procedure democratiche. Le procedure democratiche, giudiziarie, hanno tolto questa bambina a questi genitori perché sono vecchi. Bene, questo è uno Stato nazista. Non esiste nulla di peggio che io possa immaginare che ti tolgano un figlio dei giudici in modo nazista. E nello Stato nazista c'è sempre la spia, quello che fa la denuncia penale. Oggi di questo ne parla benissimo Gramellini, sapete che io non sono tenero con Gramellini, oggi nella sua rubrica sul Corriere della Sera, ne parla anche Mattia Feltri, molto simile alla sua rubrica oggi su sulla stampa, e il titolo, sì Bibiana, è un orrore, e il titolo del giornale farà storcere il naso ai miei amici gay, ma non a tutti i miei amici gay, perché molti di loro ragionano con la testa e non con le mode, perché dice meglio gay che anziani. Ovviamente è un titolo tremendo, ma il senso è: in una società in cui stiamo andando, in cui i bambini sono adottati dai gay, dalle coppie diverse, dalle coppie singole, eccetera, un bambino non può essere gestito dai suoi genitori naturali perché vecchi. È una cosa... Vabbè, a me mi fa venire il sangue al cervello. E il tema della giornata comunque è un altro, il tema della giornata è quello della Scozia. E è fantastico come in questo nel Regno Unito, fatto da Scozia e Inghilterra, ma non solo, e anche Wales, e sono due le donne che comandano, due donne al potere anglosassone. Beh, insomma, la Scozia ha chiesto un nuovo referendum dell'indipendenza dopo quello del 2014 e lo ha chiesto prima che l'Inghilterra decida e finisca e concluda le sue operazioni di Brexit. Oggi il Daily Mail, ad esempio, titola su questo e dice che proprio in questo punto, aver chiesto il referendum sull'indipendenza prima che si ottenga veramente l'indipendenza derivante dalla Brexit, è il dato politico. Beh, insomma, c'è una battaglia mostruosa perché gli scozzesi vogliono stare in Europa mentre gli inglesi hanno deciso di non esserlo. Nel 2014 gli scozzesi decisero di rimanere uniti all'Inghilterra in virtù anche di concessioni che Cameron gli fece e che oggi Nicola, la premier scozzese, sostiene che non sono state concesse. C'è un'intervista fatta da Feltri, Stefano Feltri, oggi ad Assad, che dice la seguente cosa: i diritti umani, un lusso che non ci possiamo permettere. Con gli americani l'ISIS guadagnava posto e spazio in Siria, con i russi l'abbiamo ripresa noi. Intervista molto interessante, Stefano Feltri fa un bel colpo per il Fatto anche di
piuttosto interessante, appunto. Sulla questione turca e olandese, io dico una cosa che non ho letto in nessun giornale. Tutti i giornali, per esempio Paolo Valentino sul Corriere della Sera fa una piccola, persona molto seria, giornalista serio che stimo, dice: beh, insomma, ha fatto bene l'Olanda a non dare il permesso a fare questi comizi, perché i comizi erano, sono per la riuscita di un referendum che, se avverrà, sarà un referendum che renderà più autoritario il governo di Erdogan. Ecco, io da solo penso, e forse lo propongo al giornale, vediamo se domani me lo fanno scrivere, se abbiamo tempo anche di scriverlo, che io sto con Erdogan. È una cosa incredibile. A me non stanno simpatici i fondamentalisti musulmani, e non mi sta simpatica la Turchia amica dell'ISIS, però questa idea, per cui l'ho già detta ieri, gli olandesi, gli austriaci, i tedeschi hanno detto: accogliamo tutti, ma non accogliamo il ministro degli esteri turco, accogliamo tutti, ma non accogliamo il ministro della pari opportunità turco, una donna velata. Mi dà l'idea che loro sono liberali soltanto a fasi alterne, o fanno finta di essere liberali soltanto a fasi alterne. Quando Voltaire diceva: io do la mia vita perché tu possa dire la tua, anche se io non la condivido, bene, tutti si riempiono la bocca di questa cosa, e quando si parla invece del referendum turco, di cui noi siamo convinti che sia autoritario, noi siamo convinti che sia una schifezza, io per primo, io penso che Erdogan stia distruggendo la Turchia laica. Ma questo che cosa conta sul fatto che il diritto di parola per il proprio referendum è comunque garantito nelle nostre... Vogliamo veramente decidere chi può parlare e chi non può parlare nelle nostre regioni? E gli stessi che decidono questa cosa sono gli stessi che poi vogliono che noi si prenda tutti gli immigrati in funzione di qualsiasi religione, di qualsiasi credo politico. Cioè, mi sembra una cosa incredibile. Eva, sono liberali quando fa comodo, purtroppo. Sì, François, spero di essermi spiegato bene, François è una mia amica francese con cui dialoghiamo spesso. Io non sono con Erdogan ideologicamente, io sono contro l'idea di questa Europa che si finge liberale per rincorrere i populisti che vincono grazie a quelle idee strampalate che hanno avuto fino ad oggi, fanno finta oggi di fare i duri col ministro degli esteri turco e non gli fanno fare il comizio in città, mentre col ministro degli esteri turco hanno fatto accordi per 6 miliardi, siete dei paraculi, vabbè. Un po' difficile da spiegare. Oggi Sapelli, comunque, sul Messaggero fa un pezzo, secondo me, completamente sbagliato, in cui spiega che tutta questa è colpa del liberismo. Sembra il nostro amico che invitiamo sempre a Matrix. Va bene, preparo Matrix, ci vediamo questa sera. Che questa sera, non ci vediamo questa sera è martedì, ci vediamo domani sera con Matrix, perché questa settimana, ancora questa settimana, andiamo il mercoledì e il venerdì. Un grande saluto a tutti quanti voi, per adesso parli tu, va bene, va bene, va bene.